l'accordo tra il governo turco, tra Erdogan e Sarraj, il governo libico, è un accordo che lede gli interessi italiani, è un accordo che va contro il diritto internazionale ed è un accordo che l'Italia e il governo italiano dovrebbero osteggiare con più forza. Purtroppo abbiamo già perso molto terreno in Libia con azioni sbagliate, con politiche scorrette, aspettando sempre che si trovasse una soluzione europea. Intanto i nostri competitors nell'area, vedi la Francia di Macron, si sono mossi autonomamente tutelando i propri interessi e tutelando la propria posizione geopolitica non solo in Libia ma in tutta l'area del Nord Africa. La Libia è forse il dossier geopolitico più strategico per l'Italia, sia in termini di gestione dei flussi migratori, sia in termini di interessi industriali che abbiamo nel paese, sia in termini di approvvigionamento delle risorse energetiche strategiche che ci sono nel paese e che dal paese arrivano verso l'Italia e quindi verso l'Europa. Vogliamo che l'Italia porti un'azione più concreta, con una presenza fisica più forte sul territorio libico, per garantire la sicurezza, per garantire la pace e per garantire gli interessi del nostro paese contro qualsiasi tentativo anche di partner europei nel provare a ribaltare una situazione o nel provare dietro le quinte ad annacquare o a giocare contro tutte quelle risoluzioni e accordi internazionali che sono stati portati avanti in questi anni.